questa terza edizione, come precedenti, non è successo. Purtroppo abbiamo un rigido protocollo disegnato da dover rispettare, quindi non potevamo fare intervenire persone in piedi. Ci promettiamo, insomma, l'anno prossimo di prendere una sala un po' più spaziosa per consentire a tutti quanti di partecipare a questa bellissima iniziativa. Voglio ringraziare, oltre a Isabella che fra poco ci raggiungerà, le nostre donne eccezionali, la dottoressa Serena Pesarin, già magistrato e attualmente responsabile delle politiche giovanili per la Fondazione Sciacca, e Maria Grazia Russo, un'artista particolare che ho voluto a tutti i costi per noi, e dopo capiremo perché. Devo dire che sono molto orgogliosa di questa terza edizione per tanti motivi. Il primo è che ci permette di rispondere ad un studio, ad un dossier che ho letto questa mattina, pubblicato dalla Fondazione Terre des Hommes, molti di voi la conosceranno, al di là insomma delle appartenenze politiche, fa un ottimo lavoro di indagine, soprattutto sulle questioni minorili. Ed è uscito questa mattina il loro report su quella che è la condizione delle bambine. Tutto condivisibile, tutto da studiare, tutto insomma da verificare ampiamente, però sono contenta di poter rispondere che c'è un errore, perché Terre des Hommes in questo rapporto racconta che molte delle ragazze non diventano eccellenze perché non hanno punti di riferimento, non hanno donne alle quali guardare con stima, con rispetto, nelle quali identificarsi per procedere a così alto livello. Ebbene, noi stiamo sconfessando questa narrazione da ben 3 anni, perché non solo diamo un premio nazionale a un'eccellenza che è stata, diciamo, la più eccellente di tutte, ma su tutto il territorio nazionale, a partire dall'8 marzo delle prossime settimane, andremo a consegnare ad altre importanti grandi donne, su tutte le province italiane, altri premi. Significa che i punti di riferimento ci stanno, e come? Probabilmente sono stati un po' distratti, ma noi siamo felici doppiamente perché possiamo raccontare queste storie di passione, di impegno, di costanza, di preparazione, non sempre scontate, a quanto pare non sempre conosciute o riconosciute. E quindi grazie veramente a tutte queste donne che ci danno l'orgoglio di sentirci donne italiane eccellenti.